Diamo il via alla partita. Lungo passaggio in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Scodella in avanti. Hernandez. È davvero una bella serie di passaggi questa. Mazzitelli. Filtra la palla in profondità. Ottimo dribbling. Deve buttare dentro un cross. C'è il retropassaggio. Bella apertura. Mette in mezzo il traversone. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Decide di sfruttare la fascia. Loftus-Cheek. Ecco il filtrante per Giroud. Occhio al tiro! Sceglie di battere corto. Prova la conclusione. Fa buona guardia Turati. E sbaglia completamente il suggerimento. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Loftus-Cheek. Intervento goffo. Hanno ottenuto un fallo laterale. È in posizione per il cross. Cerca il numero. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Pulisic. Loftus-Cheek. Hernandez. Tocco preciso. Colpisce il pallone. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. A sinistra con il passaggio.
Non c'era spazio. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Cerca il compagno in area. No, troppo lungo il passaggio. Hernandez, c'è la palla lunga in avanti, il pallone è sulla sinistra. Ora cosa succederà? Cerca di lanciare il compagno. Occhio al tiro ed è in rete. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Secondo me devono sfruttare la rincorsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ecco il filtrante. E no, niente, è finito in fuorigioco. Lancio lungo del portiere. L'avversario ha avuto la meglio. Chi è? Pallone lungo in verticale. Loftus-Cheek. Scatta verso il pallone. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 dopo il primo tempo. Si riprende con il secondo tempo. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Giroud tenta. È un grande riflesso qui. Che classe, ottimo salvataggio. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Chi è? Hernandez. Ribalta il gioco sull'altra corsia. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Loftus ci può colpire. Fuori di poco, sfortunati qui. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Lungo passaggio in avanti. Può concludere. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Opportunità di ripartire. La mette sulla sinistra. In avanti, vuol far salire i compagni. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Allarga il gioco. Pulisic. La gioca in mezzo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Passaggio sulla destra. C'è Giroud.
quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. La spinge in avanti, vediamo se il lancio arriva a destinazione. Calabria, sicuri in fase di palleggio. Prova ad andare via con eleganza. Loftus-Cheek. Vediamo se crossa. Ecco il traverso, può tentare la conclusione. E non lascia scampo al portiere. Un gran gol. Davvero un gol bellissimo questo. Bellissimo. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Credo che questo gol lo rivedremo spesso nei prossimi giorni. Un gol bellissimo. Lo riproporremo 100 volte. Frosinone decide per un'altra sostituzione. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Opta per il lancio lungo. Marcature strette, a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. Beh, adesso, come è giusto che sia, ha un... Occhio alla conclusione! Non si fermano più, ancora a segno! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. 3-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Chi è? Palla in avanti verso il compagno. Sulla fascia, in profondità. Pulisic riceve un bel pallone. Può crossare. Tocca verso... Conclusione! Beh, non è stato un gran tiro, da lì poteva fare decisamente meglio. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Due sostituzioni, rapida successione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Chi è? Prevale, recupera palla. Tocco prudente al portiere. Bella palla ad allargare il gioco. Ottimo il controllo sull'appoggio. Scatta verso il pallone. E il portiere la fa sua. Chi è? Decide di spedirla dall'altro lato. Loftus-Cheek prova la soluzione in fascia. Ottimo pallone in profondità. Va di testa! Una buona iniziativa, ma non è bastato. Calabria la gioca sulla destra, cerca di sfruttare gli spazi laterali. Ottima giocata. La palla entra in area. Dovevano portare più uomini in area per rendersi pericolosi. Può provare. Il pallone spinge.
ci è mancato poco, proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara, finisce qui.